Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti. Mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso. Come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». Benvenuti a tutti e buona domenica, prima domenica di Avvento. Domenica tanto bella quanto importante. Domenica perché sono quattro settimane, quattro domeniche che precedono il Natale del Signore. Avvento. Cosa significa questa parola? Semplicemente è venuta, oppure presenza. Venuta di chi? Presenza di chi? Di Gesù Cristo. Ma come? Qualcuno potrebbe dire: ma Gesù Cristo è già venuto nel mondo, è già era presente, ha abitato in mezzo agli uomini. È vero, questa era la sua prima venuta, questo momento chiamiamo l'incarnazione. Gesù, con la sua umiltà, ha accettato il corpo umano, vero Dio e vero uomo. Ma aspettiamo anche la seconda venuta, il glorioso ritorno del Signore. E questo tempo, dalla prima venuta alla seconda, è il tempo in cui la Chiesa proclama il Vangelo a tutte le nazioni, celebra i sacramenti, vive nella comunità ecclesiastica. Quattro settimane che precedono il Natale del Signore. Cerchiamo di non fraintendere questo tempo, sia Avvento che Natale. Non possiamo continuamente il tempo di Natale, il tempo di Avvento non sta soltanto nel fatto di preparare, addobbare albero di Natale. E Natale non sta soltanto nel fatto di organizzare un bel pranzo natalizio. Non possiamo continuamente nascondere le nostre paure, preoccupazioni, ansie dietro le lampadine, luci natalizie. Vogliamo fare un cammino interiore. Il protagonista di questo tempo è Maria. Esempio, modello, come ha ascoltato, ha accolto, ha messo in pratica la parola di Dio. Vediamo che nella vita di Maria l'accoglienza della parola di Dio poi è diventata una realtà concreta. Allora, la parola di Dio accolta, vissuta, porta frutto reale, concreto. Siamo invitati a vivere questo tempo in modo spirituale. Vogliamo fare questo cammino. Alcuni domandano se conviene, se vale la pena fare in questo tempo un fioretto, i propositi. Sì, vale la pena,
se è una cosa concreta. Non solo che posso diventare un pochino migliore, ma una cosa concreta. Mi permetto di proporvi due cose. Visto che quest'anno il tempo di Avvento ha 27 giorni, nella Chiesa inizia un anno nuovo, liturgico, anno C. La Chiesa spesso legge in questo tempo il Vangelo secondo Luca. Può essere un'occasione propizia per leggere il testo del Vangelo secondo Luca, il tempo di Avvento. Sono 24 capitoli, un capitolo al giorno. Leggere, meditare, mettere in pratica la parola di Dio. Un'altra proposta può essere quella che organizza la nostra diocesi e comincia martedì prossimo, 30 novembre, il cammino, la Lezio Divina, la preghiera della Lezio Divina, meditata in chiesa San Michele, ma anche può essere guardata perché è trasmessa tramite Facebook. Il cammino da Nazareth a Betlemme. Vogliamo vivere questo tempo in modo spirituale perché la parola di Dio, quello che sentiamo nel Vangelo, vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi, elevate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Questo momento di attesa per altri può essere un giorno e un'attesa preoccupante. Per altri, per alcuni, può essere il giorno di speranza. Buon cammino a tutti.